Ce lo si era detto sin dal primo momento che avremmo voluto contrastare la povertà educativa e le disuguaglianze legate all'infanzia, quindi abbiamo chiamato i primi mesi del nostro mandato tutti quanti comune per il tramite dell'ANCI, abbiamo fatto un censimento, abbiamo individuato le risorse per cui oggi con 70 milioni di euro andremo a condividere con tutti quanti gli attori del nostro territorio e quindi parlo dell'ANCI, parlo dei 32 ambiti territoriali sociali, parlo dell'USR, dell'università e quindi di tutto quanto il panorama legato ai servizi educativi per l'infanzia. Andremo a condividere quella che è la nostra programmazione educativa e finanziaria perché vogliamo che i prossimi anni siano caratterizzati dall'ampliamento delle strutture legate all'infanzia, strutture moderne e funzionali, ampliamento dei servizi educativi e quindi più sezioni primavera, più nidi, più micronidi, abbattimento delle rette a carico della famiglia, più formazione che vada a coinvolgere tutto il personale docente ed educativo delle scuole pubbliche e private di tutti i servizi educativi, quindi più poli educativi per l'infanzia e più coordinamenti pedagogici, quindi un grande raccordo anche con l'USR affinché realmente la nostra, come abbiamo sempre detto con il Presidente Occhiuto, sia sempre di più una regione a misura di bambino. Questo incontro sarà importante perché andremo a supportare proprio attraverso tutto lo staff e il gruppo operativo del Dipartimento tutti quanti i comuni nella concretizzazione degli obiettivi di azione che ci siamo dati. Si tratta oggi di andare a definire quelli che sono gli step operativi e programmatici e quindi noi ci affiancheremo con webinar, con azioni di consulenza e di supporto affinché proprio le risorse che noi come regione mettiamo a disposizione vengano programmate con il fine appunto che ci siamo dati, che è proprio quello di garantire le pari opportunità di istruzione e di educazione per il mondo dell'infanzia, perché non dimentichiamo che questa è una delle principali criticità che ci appartiene, come si evince dal rapporto Save the Children.